Ne approfittiamo, siamo allo stand della Suzo App con due persone che abbiamo sentito parlavano in italiano. Ha detto gli facciamo un agguato. Nome, cognome, azienda e funzione. Allora, Emanuele Cerea, IWS France, direttore generale. E ancora? Sono Marcello Reta, della Ristor France, direttore generale. Beh, abbiamo due direttori generali, due grandi aziende italo-francesi e che parlano bene in italiano. Cosa pensate di questo Vending Paris 2014, fuso questa volta con il Parizà e con il Sandwich Show? È stato un momento di piacevole, anche perché c'è stata l'opportunità di conoscere anche altre realtà che a volte creano delle sinergie con il nostro lavoro, soprattutto per questo. Il popolo dei sandwich e della pizza, dei prodotti tipici italiani, ha curiosato moltissimo nella giornata di ieri e di oggi in questa sezione, diciamo più che con curiosità, con una certa disponibilità a recepire le novità che provenivano da questa sezione. Secondo voi è veramente positivo questo scambio? Io penso di sì. Oggi, al giorno d'oggi, chiedono comunque un certo tipo di prodotto, non più il prodotto solo confezionato. Il fatto di mixare i tre stand credo che possano portare possibilità nel nostro mercato, sia il discorso della pizza, dello snacking e anche ovviamente il nostro della distribuzione automatica. Voi parlate in italiano e quindi provenite dall'Italia. Immagino che abbiate cominciato questo mestiere, perché di mestiere parliamo, nel nostro paese. Da quanti anni siete qui? Io sono 18 anni, provengo da Bellizzi, provincia di Salerno, e avevo incominciato la mia piccola carriera in quanto caricatore a Salerno, proprio di trovarmi qui con imprenditori italiani che hanno cercato di oltrepassare le frontiere e quindi di sviluppare altri mercati. E poi ci siamo ritrovati qui a sviluppare e ci siamo ritrovati che ci sta bene, finalmente ci sta bene, e approfittiamo di questa sinergia sempre tra Italia e Francia, di questa opportunità delle volte che approfittiamo delle due realtà e della conoscenza delle due realtà. Perché tu vivi in Francia a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Ormai sono 18 anni, avendo 40 anni fra poco fa. Tra un po' sarà la metà della mia vita che sarò, ma sarò sempre italiano. No, di Bellizzi in provincia di Salerno. Non pensare. Poi magari, se vorrai, racconteremo la tua storia, perché è interessante sapere come una persona che nasce caricatore man mano cresce e dice mi trasferisco, affrontando una nuova sfida in un paese che non conosco, con una lingua che non conosco, a fare un mestiere che certamente conosco e che mi piace, ma che posso sviluppare secondo le mie possibilità in un'altra nazione. Sarebbe veramente molto carino poter raccontare la tua storia. E invece credo che la mia sia molto simile. Io vivo in Francia da 14 anni, ho un'esperienza di 2 anni come caricatore. Ma il cognome e l'azienda mi dicono qualcosa? Sia il cognome che l'azienda avevano già disegnato, diciamo, il mio cammino dopo 2 anni di caricatore. Sei segnato a vita, insomma. Per ora sì, a vita non lo so, sa, comunque una testa ce l'ho. Sì, ma posso chi entra nel vending non ne esce più. Si muore dentro. Ecco, sì. Quindi... Ma venite qui entrambi. Voi, allora, diciamo esattamente, da quanti anni siete nella distribuzione automatica? Da 16 anni. E? Da 21 anni. Ecco, allora, io poco fa ho detto chi entra nel vending veramente non ne esce più. Perché? Perché? Le volte difficili, io ho imparato questo lavoro da una persona con una persona che giustamente lo interpretava con amore e soprattutto nei rapporti umani, che è un mestiere come altri mestieri, ma forse un po' di più, che ti fa conoscere le facce di tutta la società. Perché tu hai la possibilità di conoscere, di frequentare, di lavorare con delle persone di tutta sezione umana, quindi conosci tutta la parte della società.
E quindi resta comunque qualcosa di appassionante, di molto appassionante. Difficile lasciare un mestiere dove c'è la passione. Diceva Enzo Biagi, diceva sono un uomo fortunato perché mi pagano per un lavoro che avrei fatto gratis. Non è proprio così, ma ci si avvicina un po'. E invece la tua esperienza? Io credo che la componente principale sia la passione, nel senso che il vending o lo odi o lo ami. C'è tutta una serie di cose che fanno in modo che sia un lavoro dinamico, l'automatismo, la tecnologia, il rapporto umano, le risorse umane, il rapporto con la clientela, o lo odi o lo ami. Purtroppo io ho scelto di amarlo, difficilmente domani mi vedrò a fare qualcosa d'altro. Poi la creatività, il fatto di avere ogni giorno dei nuovi piccoli problemi da andare a risolvere, saperli risolverli. Noi viviamo di problemi. Lo stress ci usa, ma senza stress non viviamo e senza la passione non lavoriamo. Questo è un po' il riassunto del vending. Insomma, vi troveremo nel vending fra 20 anni. Speriamo di sì, vuol dire che fra vent'anni saremo ancora qua. Ma qual è la vostra opinione rispetto alla distribuzione automatica e il suo cammino nei prossimi 10-20 anni? Che cosa accadrà domani con la distribuzione automatica? Quando voi avete cominciato, tutto sommato, forse c'erano ancora le super automatiche Saeco, c'erano le prime Lavazza Point. Io non so fra 20 anni il vending come sarà. Io, lavorando anche nel campo della ristorazione rapida, cerco e penso che il vending e la ristorazione rapida devono creare delle sinergie perché siano tutto un uno. Penso che sia da valorizzare molto, molto, molto di più il lavoro che è svolto dal vending, perché ancora oggi, nel 2014, penso che sia molto discreditato il lavoro che è fatto dagli operatori del vending. E la nostra missione in qualità di televisione della distribuzione automatica è proprio quella di dargli il giusto credito, presentando voi che operate in questa filiera con grandi sacrifici, diciamolo, dalle 6 del mattino a volte, dalle 5 del mattino e senza mai staccare fino alle 21, alle 22. C'è chi dall'altra parte dice sì, ma c'è il giusto tornaconto. Non sempre così. Il tornaconto, se le persone lo pensano soltanto economicamente, sbagliano di grosso, perché quando tu fai dei sacrifici, che ci sono hai dei bambini, hai una famiglia a cui accudire, non lo accudisci semplicemente con dei soldi che puoi portare a casa, hai bisogno, e soprattutto non tutti hanno il loro tornaconto, ma lavorano comunque dalle 5 alle 21 della sera, non sempre hanno il loro tornaconto, ma hanno una missione da compiere, della responsabilità a cui far fronte, e perciò è un lavoro che, come diceva il mio collega, hai bisogno di essere sempre una certa responsabilità. E allora facciamo un ultimo veloce saluto agli amici di Vending TV, che voi vedete poco o non vedete per nulla perché siete in Francia. E soprattutto perché facendo impresa avete pochissimo tempo per andare da andare a utilizzare, per poter visionare le interviste che noi facciamo durante le fiere. Ma fate anche voi, visto che da oggi siete non più dei volti sconosciuti per il vending, fate anche voi un saluto a tutti gli amici che condividono quotidianamente questo settore. Nome, cognome e un saluto. Emanuele Cerea, au revoir. Marcello Reta, saluti a tutti e coraggio e in gamba a tutti. Bene, allora, avendo catturato attraverso un agguato, fa anche rima, due amici che erano qui a discutere in italiano, ne abbiamo approfittato proprio per presentarli e dare anche a voi una documentazione veritiera e genuina di quella che è l'esperienza della distribuzione automatica vissuta in prima persona da italiani ma all'estero. Fabio Russo per VendingTV.it, qui a Vending Paris 2014, continuiamo. Non lasciateci!